La stagione calcistica 2022-2023 sta arrivando alla fine. È stata un'annata ancora molto intensissima sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda il calcio riservato agli adulti che quello riservato invece ai giovani. Perché ricordiamo, i vivai canavesani sono tanti, sono vivi e fanno molto bene, raggiungendo risultati di tutto rispetto. Qualche tempo fa avevamo parlato dell'ottimo momento della Rivarolese, che in particolare aveva, le sue squadre giovanili e tutte alle prese con campionati di alto livello. Ebbene, siamo arrivati alla fine della stagione, è tempo di bilanci e siamo con Fabrizio Gallo. Ciao Fabrizio, Ciao. responsabile del settore giovanile, una delle colonne del team Granata, ormai affissionandosi anche ai nostri studi. Fabrizio, è ora di tracciare un bilancio e il bilancio della Rivarese quest'anno è assolutamente di ottimo livello perché l'elenco delle vittorie, dei successi, dell'imbattibilità delle vostre squadre è lunghissimo. Raccontaci un po'. Sì, allora, direi che quest'anno, allora, siamo partiti bene e abbiamo finito bene, sia con scuola calcio che con il settore giovanile. Settore giovanile, ma io parto un po' dall'under 14, l'under 14 che ha fatto un campionato strepitoso e anche lei, come dicevi tu, imbattuta, come guida Marras Massimiliano, coadiuvato da Franco e da uno staff, secondo me, che ha fatto un gran lavoro, uno staff dirigenziale, hanno concluso il campionato, diciamo, alla In grande, maniera brillantissima. qualificazione per il prossimo anno i campionati regionali, che è quello che vogliamo noi, perché poi alla fine Certo. è un discorso proprio di crescita anche calcistica per quanto riguarda i ragazzi. Poi Under 15, secondo me abbiamo fatto un buon campionato, potevamo fare forse qualcosa di più, ma va bene lo stesso, tenderemo comunque a rinforzare la squadra e su questa squadra noi dovremmo in teoria fare i provinciali, vedremo comunque di chiedere un ripescaggio, visto che abbiamo secondo me dei punteggi buoni per poter anche fare il Certo. campionato regionale. Under 16, altra squadra che ha fatto un campionato strepitoso, e anche lei imbattuta, vinto i provinciali, il prossimo anno farà l'Under 17 regionale. Diciamo che è stata guidata da un duo, uno io e l'altro Cristian Sinato, che mi ha aiutato soprattutto nella seconda parte del campionato, quando io mi sono dovuto dedicare alla prima squadra. Diciamo, abbiamo condotto in porto questa vittoria, secondo me, in un campionato anche di buon livello, anche noi facendo, diciamo, non avendo non, senza sconfitte. Sì, infatti E una quindi linea perfetta. sì, una linea perfetta, direi. Under, come dico, Cristian e con altri collaboratori come Giancarlo Mazzetto, come i dirigenti Rolle e Martinetto, che secondo me hanno portato in seguito tutto il discorso dell'Under 16. Under 17 ha fatto un buon campionato regionale. Ci dobbiamo giocare i playout che iniziano, sono già iniziati, però noi abbiamo riposato la prima giornata. Adesso andremo giù con Legno Paradiso, vediamo un attimino cosa riusciremo a fare, ma io sono fiducioso perché comunque la squadra è competitiva e secondo me possiamo tranquillamente riconfermare la Juniores regionale. E adesso vedremo poi, diciamo a metà giugno avremo il responso di quello che è successo. Certo. Bilancio importante, la dimostrazione che negli ultimi anni la Rivarolese, apro una parentesi, prima squadra che quest'anno è arrivata fino ai playoff e quindi comunque si è difesa in maniera egregia, alla fine è un risultato che ci sta e conferma comunque la volontà e la voglia di questa società di crescere. Dicevo, la Rivarolese in questi ultimi anni ha veramente lavorato tanto sia per la scuola calcio che per il settore giovanile, per crescere i ragazzi, far crescere queste squadre, perché diciamo la verità, la prospettiva anche futura è legata a questo, cioè ad avere sempre più giovani che poi esordiscano in prima squadra. Sì, comunque, come ti dico, ci siamo dati comunque una struttura. Scuola calcio, adesso seguita da Aldo Gianotti, Alan e Santino Sapone, che stanno facendo, e il solito Giovanni Adamo, che,
segretario certo, imprescindibile. Imprescindibile da tutto, e che stanno facendo secondo me un buon lavoro. Noi col settore giovanile che stiamo cercando di fare il miglior lavoro possibile per vedere qualche giovane comunque poi nella nostra prima squadra, o comunque, come ho già detto tante volte, per cercare di far crescere dei ragazzi che possano poi giocare sul territorio anche in squadre di prima categoria, seconda categoria, o comunque, perché ognuno alla fine avrà la propria dimensione, certo. Anzi, spero che qualcuno riesca anche a fare eventualmente un salto maggiore, quello sicuro. Quello lo si augura sempre, assolutamente. Certo. Tornando al discorso appunto di settore giovanile, regionali, come dicevi tu, un obiettivo importante perché sicuramente campionati difficili e complicati sotto tanti punti di vista, ma che permettono anche di fare quell'ulteriore salto di qualità alle vostre squadre, che andando a confrontarsi con realtà diverse, soprattutto della zona di Torino, possono permettere a tutto l'ambiente di migliorare, di crescere. Sì, sicuramente il prossimo anno per noi sarà un anno più difficile, perché comunque a livello regionale ti confronti con società importanti e andrai sicuramente incontro a difficoltà. Però dall'altro punto di vista, secondo me c'è una crescita, come ti dico, calcistica, che poi ti permette di portare avanti un po' il progetto che uno ha, di poter far uscire il più giovani possibili per poter comunque competere, anche perché in prima squadra c'è il discorso dei fuori quota, certo. E quindi devi cercare di avere almeno qualche fuori quota all'altezza che possa poi competere e andare a rinforzare poi la prima squadra, perché no, certo. È importante avere dei fuori quota competitivi che poi ti possono anche che possono dare un aiuto alla prima. Certo, perché si è sempre parlato di questo obbligo, tra virgolette, che ormai c'è da alcune stagioni, diverse stagioni, di avere i giovani e fissi in prima squadra, però anche è vero che la possibilità di far crescere e cambiare un po' quello che era la situazione di anni fa, dove le vacche erano sicuramente più grasse, c'erano più fondi a disposizione. Oggi bisogna anche cercare di fare un calcio non più pane e salame, perché assolutamente la qualità e la tecnica sono importanti e ci sono, ma comunque è diverso, con numeri anche diversi, perché oggi è vero che ne abbiamo già parlato l'altra volta che eri venuto a trovarci e ti avevo fatto la domanda. Purtroppo negli anni il numero di società è via via diminuito, oggi però la volontà dei ragazzi di crescere e di arrivare è tanta, forse addirittura più di una volta, dove oggi diciamo così, il professionismo è un obiettivo che in tanti si pongono. Sì, sì, sicuramente la voglia di arrivare c'è. Diciamo che dobbiamo cercare probabilmente di lavorare tutti in modo migliore, non sempre per il risultato, ma per cercare di tirare fuori effettivamente qualche ragazzo che poi eventualmente, come ti dicevo, possa anche fare delle categorie superiori. Noi abbiamo comunque dei ragazzi che secondo me possono migliorare e possono comunque ambire anche dei palcoscenici, diciamo, buoni. Certo. E quindi dobbiamo cercare di fare il possibile anche noi come allenatori, come istruttori, a partire dalla scuola calcio, cercare di far crescere i ragazzi il più possibile, anche a livello, secondo me, non solo calcistico, ma mentale, perché è la cosa più importante. Importante. Come dico, fare gli allenamenti, perché poi gli allenamenti sono lo specchio del fine settimana, allenamenti, andare bene a scuola, che sono le cose fondamentali, perché è un discorso che poi è una catena che ti permette poi di arrivare a certi risultati. Beh, appunto, è importante il calcio, come tutti gli sport, ti formano sotto il punto di vista fisico e atletico, ma anche sotto il punto di vista umano. Come dicevi prima, ci si avvicina agli ultimi verdetti, quindi a metà giugno si saprà dove la Rivalese nel 2023-2024 sarà al via, ma in questi giorni comunque già si inizia a lavorare per la prossima stagione. Quali sono gli obiettivi di società? Quali sono le strade che intraprenderete in queste settimane? E soprattutto quali sono, diciamo così, i punti che dovete andare a rinforzare in vista della prossima stagione,
A grandi linee, naturalmente. Ma sicuramente, allora, visto che le squadre hanno fatto, fatto bene e i mister hanno fatto bene, noi abbiamo anche un discorso di continuità con lo staff e cerchiamo di mantenerlo perché abbiamo, io sono convinto che abbiamo dei mister che qualitativamente possono dare comunque un buon contributo ai ragazzi. Per quanto riguarda, sicuramente cercheremo di rinforzare le rose, perché questo è normale, palestra. Cerchi sempre di fare qualcosa in più di quello che hai ottenuto l'anno prima. Sappiamo che andremo incontro a delle difficoltà a livello di campionati e saranno più complicati, e, però io sono fiducioso, perché comunque il lavoro delle persone che sono sia sul campo, sia, io dico, dietro la scrivania, è sempre molto celere, quindi sono convinto che faremo un buon lavoro. E, come ho detto, il discorso tecnico è importante, certo. Quindi andiamo incontro comunque a una conferma di molti allenatori che abbiamo ora, e diciamo c'è un discorso di continuità comunque. Diciamo che gli stimoli non vi mancheranno di sicuro, non mancano, sperando appunto che gli ultimi risultati permettano di avere un quadro completo al meglio, perché come dicevamo i regionali sono difficili, ma sono allo stesso tempo, diciamo così, un traguardo anche importante per i ragazzi. Maurizio, siamo giunti alla fine, grazie per esserci venuti a trovare. A questo punto ti chiedo, invece, per quanto riguarda Fabrizio Gallo l'anno prossimo, quali sono i, almeno sai già quale squadra seguirai, il discorso della continuità cambierai, visto che alla fine dei conti tu sei sempre quello che diventa il jolly in società, e quindi quando c'è qualche squadra da seguire tu non ti tiri mai indietro. Ma io continuerò a essere un jolly di società, nel senso che comunque non è tanto la squadra che vai a prendere, ma il lavoro che poi vai a fare. Io spero, non avendo problematiche, se non avrà problematiche di lavoro, di continuare comunque con Sinato, che è sempre quello che mi ha dato una grossa mano anche a livello, diciamo, a livello di campo e a livello di stabilità mia, perché comunque alla fine lui è uno tranquillo, uno pacato, io magari sono un po' più diciamo focoso in campo, e quindi cerchiamo sempre di, diciamo, di sistemare i mister in base alle loro esigenze e alle annate che secondo noi sono più portati, e poi io vedrò un attimino. Comunque la continuità c'è, quindi il Rivarolo deve cercare di crescere e cercheremo ancora di crescere. Benissimo, con questo obiettivo. Grazie Fabrizio, ancora un grande in bocca al lupo per la fine stagione e soprattutto per il lavoro che vi aspetta da qua poi a settembre l'anno prossimo, quando si tornerà nuovamente in campo per fare bene e per mantenere alto il vessillo della Rivarolese, che ricordiamo in questa ormai centenaria storia ha regalato sia a sé che al calcio canavesano gli ottimi risultati. Grazie, e alla prossima. Grazie. Grazie mille, grazie.